Il progetto del raddoppio della linea ferroviaria tra Lucca e Pistoia ripropone sui tavoli delle amministrazioni comunali la problematica dell'eliminazione dei passaggi a livello. Dovranno essere 14 gli attraversamenti ferroviari da eliminare nei comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio e Monte Carlo. Di questi 14, 9 insistono sul territorio del comune di Capannori, di cui 5 concentrati nella zona di Pieve San Paolo. Il progetto dell'amministrazione comunale vede la soppressione di 5 passaggi a livello, tra cui Via del Corazza, Via Barsocchini, Via dei Malfatti, Via delle Volpi, Via della Chiesa e Via del Quagliodromo, e la realizzazione di 4 sottopassi, 2 camionabili e 2 a servizio della viabilità ordinaria. Quindi in questo caso appunto pensiamo a Via del Casalino come viabilità interna, pensiamo a Santa Margherita in un'ottica di viabilità interna, mentre pensiamo a quello della cosiddetta variantina Tassignano nella zona della Chiesa anche come camionabile, che quindi arriva fino al Pippe di Carraia, come pure anche camionabile quello di Pieve San Paolo. L'intervento più complesso sulla linea è però quello della Via Romana ad Altopascio, questione annosa che forse in questa fase e con i finanziamenti a disposizione potrebbe trovare una soluzione, per la quale però il primo cittadino Maurizio Marchetti ha intenzione di coinvolgere anche la cittadinanza per individuare un percorso condiviso vista la complessità urbanistica della zona. Il mio intento è quello di andare a aprire un confronto, prima di tutto con la cittadinanza, proponendo una o più soluzioni, ma direi più soluzioni, e per andare in qualche maniera a una sorta di decisione insieme ai cittadini, insieme alla popolazione, insieme a coloro che abitano, insieme a coloro che principalmente transitano. E con questo poi a sua volta andare al tavolo insieme a Ferrovie dello Stato per definire la progettazione di questa eliminazione del passaggio a livello.